5 giorni rimanenti. È passato un giorno, l'incrocio pedonale. Ma eravamo alla East un secondo fa. Yo, ci hai riportato il punto di partenza. Dai, bello, dobbiamo tornare indietro. Aspetta, che cosa? Sappiamo dov'è. Sappiamo dov'era, ma non l'abbiamo trovata. Sì, l'abbiamo cercata bene, ma non abbiamo prove che fosse davvero lì. L'hai sentita che ci rideva dietro? Forse era solo una messa in scena. Oggi controlliamo dagli altri posti. Ora abbiamo la spilla chiave di 777, giusto? Dobbiamo solo essere attenti. Ok, va bene, ma è il giorno 3, io non ho più molto tempo. Che pacco, amico. Mi ha proprio fregato. Perché non c'è modo più semplice per uscirne? Non so chi sia, quindi, beh, che c'è? Yo, sarebbe? Anekoma? Ah no, è lei. Cioè, non scaldarti così tanto, Pivello. O devo chiamarti Pivello scaduto? Che vuoi, testa rossa? Ehi, non nominare i miei capelli. Sei qui per cancellarci? Se cerchi rissa l'avrai. Abbiamo fretta, yo. Ah, davvero? Non la vuoi questa? Ehi! La spilla! Me l'ha data la Game Master. Mi ha resa vice Game Master per oggi. Yo, ridammela! Aspetta, questo è il tuo biglietto d'ingresso. Non puoi riaverlo a meno che tu non vinca il gioco. È così! Dannazione! Ma che ne dici di fare un piccolo round bonus? Se completi la mia missione, ti ridarò la spilla. Yo, per davvero? Cioè, di brutto, ho tutti i poteri della Game Master, decido io. E naturalmente non cercheresti mai di fregarci. Non come la prima volta. Cosa? Oh, ma dai, credi che sia solo una trappola? Va bene, allora facciamo che la distruggo. Oh, no! Ah, ora mi credi? Allora, ecco la vostra missione. Ora giochiamo al quarto sport dei demoni. Ecciu, ecciu! Cosa ha detto? Avete 60 minuti, se fallite... Beh, non sono una vice ufficiale, quindi non posso cancellarvi. Allora perché dovremmo ascoltarti? Non posso cancellare voi, ma posso cancellare questa spilla. Cosa? Imbrogliona. Oh, e mollami. Ora, pronti, partenza, via. Maledizione, torna qui, testa rossa. Ehi, questo è il nostro colpo di fortuna. Più facile di andare a cercare la vera Game Master. Credo di sì. Non ci serve faccia di ferro se recuperiamo la spilla. Yo, inseguiamo testa rossa e completiamo la missione. Alla ricerca di testa rossa. Questa qui si può evolvere? Si può evolvere, perfetto. Questa qui si evolve due volte utilizzandola. Mentre questa qui del pipistrellone tocca uno spazio vuoto per sparare un boomerang penetrante in quella direzione. Infligge danno a contatto. Allora. Livello angelo. Sostituiamo questa, ovviamente, e sostituiamo chiaramente questa. Però vediamo, posso usarle entrambe. Ok, e se noi facciamo così? Non male come setup, devo dire. La medusa, il pipistrellone e una nuvola di fulmini. Questa si riattiva dopo 3 secondi, questa dopo 6 secondi. Questa fa 125 di danno, è inimmaginabile, è a 6 livelli, 6 livelli vuol dire che può salire soltanto di danno. Ma io non ho altre spille che sparano. Ho un sacco di spille che colpisce Neku con un fendente. Ho questa qui dei sassi, che non era male, non era male per niente. Vediamo dove possiamo andare. Ehi, quindi, in cosa consiste la missione di oggi? Non hai ascoltato? No, non ho sentito perché starnutito come un cavolo di elefante. Amico, abituatici. La missione di oggi è... Non lo sai. Lo so, cuffiette, dammi solo un secondo. Quarto sport, giusto? Quarto sport. Giusto, sport. Allora, il primo sport è la roulette russa. Il secondo è nascondino. Quindi il quarto deve essere... che devo fare? Sei tu. Ah no, è lui, ok. Forse è il momento di tentare il signor demone. Ah già, signor demone, ecco cos'è il quarto sport. Ma se te lo sei appena inventato. Non è vero, ehi, guarda che era un demone, io lo so. Ok, quindi come funziona, signor demone? Beh, devi comportarti come un demone ed entrare nella mente della gente e robe simili. Sei sicuro? Ehi, guarda che era un demone, io lo so. Ok, cuffiette, troviamoci qualche mente. Che ne dici di quel tizio che è appena passato? Dove sei? Eccolo qua.
Fin da quando ho scoperto il signor Demone, gli ho lasciato prendere decisioni al posto mio, troppe. Non che mi lamenti, gli devo molto del mio successo. Eppure, non mi sembra giusto. Cosa? Non lo fa? Strano per lui. Esatto, con tutte le volte che l'ha fatto. Dovrei continuare a fidarmi. Ma certo, lo chiederò e basta. Sarebbe una degna fine. E vai, bravo così. Signor Demone, ah, che sto facendo? Devo disintossicarmi. Ah, basta, farci perdere tempo, coso. Sbrigati e gioca. Sei sicuro che è proprio questo che dobbiamo fare? Sì, a Sport dei Demoni 4, signor Demone. Guarda che ero un demone, io. Abbi fede, cuffiette. Ora convinciamo quel tizio a... dove è andato? Oh cavoli, lo perderemo! Veloce, cuffiette! Devi fidarti del partner. Allora, prima di andare di là, anche se ho interesse ad andare di là, voglio vedere quante aree in realtà possiamo visitare. Non c'è traccia di quel tizio. Io, credi che sia passato di qua? No, volevo solo vedere cosa c'è. Ehi, ma quella non era... Cosa sta facendo? Ehi, cuffiette, concentrati, coso. Quel tizio non è qui. Dobbiamo controllare qualche altro posto. Un demone, ciao. No, ti prego. Ti prego, se sei qua vuol dire che mi dovrai fare il quiz, vero? Porca di quella miseria, no. Si ritira. No, questa volta dico sul serio, mi ritiro. È stato davvero emozionante, ragazzi. Mi è piaciuto un sacco bombardare la gente di domande su Shibuya. Ma ahimè, ormai è roba vecchia. Per favore, non chiedetemi perché. So che questo non riempirà il vuoto. Ma perché non giochiamo l'ultima edizione speciale dell'inimitabile questionario del demone? Ero così felice che tu te ne andassi. Volpe psicadelica, la numero 42 del report dei rumori. È una volpe verde, mai vista prima? Le piace cambiare forma e ingannare i giocatori. Quindi in quale delle seguenti cose può trasformarsi? Un fungo, un germoglio di bambù, the world end with you. Un fungo, questo ne sono sicuro. Continuiamo. Domanda 2. Stai giocando spesso a Team Pin? Neanche una volta. Le spille che indossi ricevono PS per ogni battaglia giocata. Lo sapevi, vero? Quindi ecco la domanda. Quale immagine vedi dopo aver giocato a Team Pin Slammer? Shooter? Non lo so. Ci siamo. Domanda 3. Shibuya ha una malattia e l'unica cura è aumentare le dosi di Team Pin. Perché ce l'avete con sto Team Pin? Cosa compare prima del titolo del gioco? Seno coseno. Slemmiamo? Finito! Ok, ecco i risultati. Questionario del Demone, ultimo round, a quanto pare... Mi dispiace, non posso lasciarvi passare finché non lo superate. È così che funziona il questionario del Demone. Studiate e provate di nuovo. Allora, riproviamo. La prima è l'unica di cui sono sicuro. La seconda sono abbastanza sicuro di Shooter perché è il protagonista di Team Pin. La terza è quella che... Impincibile? Finito! Ok, ecco i risultati. Questionario del Demone, ultimo round. A quanto pare... L'avete superato! Perciò potete passare. Grazie. Direi ci vediamo nella prossima vita, ma... Beh, sapete com'è. Buona fortuna, tigri! Oh, aspetta. Ora ci meni. Oh, e tenete, un pensierino. Scusate, è mezzo mangiato. Perché? Perché mi dai uno dog smangiucchiato? Vediamo cosa nasconde adesso il sottopassaggio. Assolutamente nulla. Dagli fuoco, dagli fuoco. Dov'è? Non la vedo. Eccoti qua. Dio mio, con questa combinazione che abbiamo adesso siamo ancora migliori. Poi le volpi da uccidere sono fantastiche perché ti danno 10.000 yen, santo cielo. Vabbè, niente. Il questionario del demone dell'ultimo round non nascondeva nulla. Ci ha regalato un hot dog però. Vediamo fin dove possiamo arrivare con questa spilla. Una barriera, eh? Allora non possiamo andare da questa parte. Maledizione, questa non riesco a romperla. Proviamo in un altro modo, io. Quindi neanche la spilla che abbiamo ricevuto ci fa passare, va bene. Vorrà dire che dovremmo fare il giro per arrivare al negozio di Pegaso. Ehi, eccolo lì! Ecco appunto. Hai visto anche tu testa rossa? Già, e ridacchiava. Ma perché? Forse perché non dobbiamo fare signor demone, signor demone. La butto lì.
Eh? Dove è andato? Eccolo là. Ehi, ecco di nuovo quel demone. Cosa? Testa rossa? Già, se n'è appena andata. Non l'hai vista? Yo, stiamo cercando quel tizio o no? Non so, secondo me si comporta in modo strano. Come se ci prendesse in giro. Chi se ne frega? Ecciu! Ma porca miseria! Ah, ho il raffreddore. Ok, andiamo, cuffiette. Dobbiamo trovare quel tizio e finire la missione. Il raffreddore è una scusa di trama becera per nascondere quello che dicono. È veramente terribile. Passiamo di qua. Sopra o di là? Yo, cuffiette, eccolo lì. Oh, Makoto. Eh? Cosa ci fa qui? Makoto. Oh, capo. Da quanto tempo? Ma perché continui a tornare indietro? Dove siete? Eccovi qua. Allora, di qua non posso passare. Prima di parlare con loro due, andiamo da Col di Spagna. Facciamo un po' di giri per i negozi vari. Ed ecco il massimo dell'amicizia. Wow, abilità 3, fantastico. Grazie, Fra. Speriamo che nei prossimi giorni aumenti il tuo inventario. Ti ho beccato, traditore. Maledizione, ancora. Il tuo tempo è scaduto. Va bene, combattiamo. Cacate coi. Aspetta. I girini rossi. Spara. Ma per... Ma porca di quella miseria. A volte... Ti giuro che non riesco a capire la concatenazione di certi colpi. Dagli fuoco, dagli fuoco, dagli fuoco. Ma porca. Muori, 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 muori. Perché a volte la concatenazione... Non riesco, non vedo. È rimasta solo la ranocchia. Ecco fatto, yes. A volte non capisco qual è la precedenza di certi oggetti, ti giuro. Il problema è che se anche li metto in secondari, molto spesso non partono. È un problema. Io sono Letty, comprendonio. A quanti dobbiamo dare una lezione, amico? Smetti di lamentartene, dai. Anche perché ci danno i soldi, quindi... Che cacchio ti lamenti a fare? Andiamo al molco a vedere se ci danno qualcosa di nuovo. Aumentiamo la nostra amicizia con la cassiera. Grazie. Ripristina leggermente una piccola quantità di PF durante le battaglie. Mica male. Quando il tuo partner lo indossa, il tuo sasso di sincronizzazione aumenta molto più velocemente. Perfetto. Tanto dobbiamo comprare uno di tutti i vestiti per completare il gioco al 100%, quindi... Ma tu, cara mia, che ti aspetti? Che... Come faccio ad aumentare la nostra amicizia se vendi solo spazzatura? E seriamente? Vendi le stesse cose che vendono negli altri negozi? Fanno schifo. Tu invece sei brava. Cosa vuoi per questa? Metallo raro e tectite. Tutto tuo. È vero, anche questa gratta uno spazio vuoto. Potrebbe essere... abbastanza buona. Giacca da motociclista che vuol dire estro? Attacco più 5. Non male. Aumenta l'attacco. Vabbè. Tectite, pelle resistente e giacca da motociclista. La giacca da motociclista non è questa? Quindi ce l'abbiamo. È quella che abbiamo addosso. Ci serve la pelle resistente. Dovremmo andare a comprarla. Peccato che da quella parte in cui la vendo non possiamo passare per ora. Vabbè, in realtà potrei comprarla da qualcuno che me la può craftare, ma non so da chi andare ora. Vabbè, per ora ho comprato tutto quello che potrò comprare. Tu invece, fratello, che cos'hai di bello? Cristalli stupendi e stivali da cowboy rossi, che vendi tu? No, lo vendo all'altro negozio, va bene. Va bene, Fra, grazie. Andiamo da Pegaso, magari da quelle parti... Oh. Speravo di poterci passare per una volta... Di nuovo? E vai. Abbiamo guadagnato una da 10.000 e due da 5.000. Yes. Soldi. Va bene, vediamo qual è il loro problema. Capo, come sta? Benissimo, grazie. Mi spiace che lei mi veda in questo stato. E quella tua nuova attività? Non decolla? Non ne ho la capacità.
Ho piantato tutto quel casino quando ho lasciato l'azienda. Credevo di essere così intelligente. Ma sa, capo, non sapevo proprio niente. Shibuya mi ha mangiato vivo e... Capo, mi dica. Adesso cosa dovrei fare? Oh, Makoto. Mi dispiace. Non è giusto chiederlo dopo tutto quello che ho fatto. Oh, aspetta solo un attimo, Makoto. Signor Demone? Ecco, appunto. Signor Demone dà sempre la risposta giusta. Makoto ha bisogno di consigli seri. E con questo glielo potrò dare. Proprio così, ciccio. Lo sta per fare, cuffiette. È il nostro turno di manovrarlo, yo. Non lo so. Sembra troppo importante per lasciare che la si risolva con un gioco. Avanti, cuffiette. Va bene. Ok, vediamo cosa succede. Signor Demone, preparati a rispondere alla sua domanda. E ricorda, bianco è sì, nero è no. Cosa deve fare Makoto del suo futuro? Eh? Non è una domanda da sì o no. Per favore, Demone, dimmelo. Io improvviso, cuffiette. Si è spostata. Non lo so, cavolo. Sì? È bianco. Forse devo andare sul rosso. È una risposta chiara come il sole. Niente batte il signor Demone quando ti servono delle risposte. Va bene, bianco significa... Ah, questo chiarisce tutto. Tu dici? Ok, Makoto, credo di avere la tua risposta. Capo, con chi parlava? So che pensi che la tua fortuna si sia esaurita. Già, niente gira per il verso giusto. Beh, è perché ti serve più bianco nella tua vita. Cosa? Hai capito bene, bianco. Più purezza, come la neve. E io ho proprio il prodotto che fa per te. Ma, capo, io... Ho dovuto usare le mie conoscenze per ottenerlo, perciò... Capo, io devo scappare. Si riguardi. Aspetta, Makoto! Hai dimenticato il tuo bianco! Lo vedi? Missione completata, io! Game over, testa rossa, esci fuori! Cosa? Non è qui! Aspetta un attimo! Ci ha preso in giro! O forse abbiamo giocato così bene che si vergogna troppo di ammetterlo! A proposito di questo signor Demone, devo chiederti una cosa. Cosa, io? È davvero la missione di oggi? Io, te l'ho detto! Non credo che te lo ricordi. Ma sì, invece, come ho detto, quarto asporto. Sport, non asporto. Scusa, cuffiette. Sono passati 2 giorni da quando ero demone. Non ricordo più molto. A 2 giorni non sono poi molti. Senti, la prossima volta dimmelo subito sinceramente. Non completeremo mai la missione se andiamo a caso. Cavoli, perché sono così? Non cambio mai. Hai presente, Rhyme? Lei mi ripeteva le stesse cose, tipo 100 volte, giuro. Storia? Yes. Beat, non mi fido di quella tipa coi capelli rossi. Quello che dice non mi torna. Usiamo un po' di sale che abbiamo in zucca, ok? Ma quale sale e quale zucca? Non abbiamo nemmeno tempo per gli errori. Chi va piano, va sano e va lontano. Beat, te lo ripeto. Dobbiamo trovare il pipistrello d'oro. Non c'è tempo per i pipistrelli. Non abbiamo nemmeno tempo per gli errori. La fretta è cattiva consigliera. Piccolina. Aveva sempre la risposta pronta. E sapeva giocare d'anticipo. Ma io non imparo mai. Neanche adesso, quando ha più bisogno di me. Lo so che dovrei riflettere di più sulle cose. Giuro, lo so. Ma mi prende il panico invece di trovare la risposta. Bel fratello che sono. Fratello? Aspetta, Rhyme è tua sorella. Perché? Non te l'ho detto. Già, siamo della stessa famiglia. Wow. Non lo sapevo. È perché sei cretino, è talmente ovvio. Siamo arrivati nel PS insieme, abbiamo fatto il patto, e poi io... Ehi, tu non hai fatto niente. È come se l'avessi uccisa, amico. Non sai nemmeno la metà della storia, Beat. Perché sono così stupido? Credevo di poter riportare indietro Rhyme diventando un demone. Che idea geniale, eh? Quando hanno cancellato Rhyme, Anecom ha recuperato la sua anima e l'ha messa in una spilla. Ho fatto un patto con la spilla per restare in vita, ma... Odiavo sentirmi in trappola, io. Prima di rendermene conto, mi sono trovato dai demoni a chiedere come si usava la spilla. Allora è per questo che te sei andato. Ma aspetta, vuoi dire che...
Il rumore sulla mia spalla era Rhyme. Il suo rumore che ho richiamato fuori dalla spilla. Wow. Stavo cercando il modo per farla tornare normale, ma non ho trovato niente, io. Ma ho pensato che se fossi diventato il compositore e avessi governato Shibuya, hai presente? Chiunque uccide il compositore prende il suo posto. Funziona così. Certo, e quando sarò a capo di Shibuya, salverò Rhyme. Lei ha il diritto di una chance, amico. Sentimi bene, cuffiette, te lo chiederò una volta sola. Cosa? Aiutami, devi aiutarmi a salvarla. Non sono molto intelligente, io avanzo a sfondamento. Ma questo non basta per salvare Rhyme. Ho bisogno di aiuto. Mi serve il tuo aiuto. Vai a quel paese. Cosa? Non essere idiota. Lei è mia amica e tu ti comporti come se fosse un peso ad aiutarla. E poi anche io mi sto facendo strada di sfondamento qui dentro. Anche se sconfiggo la Game Master e sopravvivo, loro troveranno qualche altro cavillo. Magari perché ho fatto un patto con te, ma non avrò altre chance. E poi c'è lo stato di emergenza, diciamocelo chiaro. Occhialetti mi vuole morto. Se io e Shiki vogliamo tornare al PR, non ti agitare, amico. Vi riporterò tutti in vita appena sarò il capo. Va bene. Grazie cuffiette. Ehi, non devi. Come ha detto il signor H, fidati del tuo partner. È vero. Allora, qual è la vera missione? Prima dobbiamo trovare Testa Rossa. Combo potenti. Trasforma il normale attacco combo di bit in una combo volante ancora più distruttiva. Ok, non male. Ti serve più bianco nella tua vita. E dobbiamo passare di qua? No? Fantastico, dove dobbiamo andare? Col di Spagna? Non so chi stia parlando. Ma che vi prende? Falliti, mi sa che era lei. Ehi, ma quella... Eccola lì. Volete vincere sì o no? Dovrei romperla questa spilla. Giuro che se vi fate un'altra passeggiata... Cioè, come si fa a giocare ad acchiapparella se non mi inseguite? What? Acchiapparella? Aspetta, quindi il quarto sport è dei demoni? È acchiapparella, idiota! Non ti hanno insegnato niente? Queste sono le basi. Bell'astro nascente che ti sei rivelato. Presa. Eh? Sei sotto tu. Cosa? Lo vedi quanto è stupida? È venuta da noi e... Quello non vale. E mi hai dato della stupida. Io, ovvio, non ho mai visto nessuno giocare così male da chiapparella. Stai zitto. Non hai il diritto di chiamare nessuno stupido. Missione superata, Testa Rossa. Ora ridacci la spilla. Io ho un'altra missione per voi. Sconfiggi la demone infuriata. Ehi, non barare. Io devo vincere questo gioco, costi quel che costi. Ora fatevi sotto, maledetti. Arca miseria, ti sfondo a testate ora. Tanto sappiamo benissimo che non morirà per questa storia, però porca miseria, si ti sfondo ora. Prendi fuoco, Bit, colpisci la maledetta. Madonna mia, che combo di sfondamento che ti faccio. Madonna mia, la barra di Bit sta durando una sfracca di tempo in più, Con una sola... No! Ok, Dio mio, stavo dicendo, con una combo sola siamo riusciti a fare tutto questo. Però l'abbiamo sconfitta. Ho fatto tipo un'ottantina di colpi consecutivi, No! Dammi qualcosa di bello, ti prego. Aspetta. La ragione agli occhi. Tempo e danno. Mica male. Potenziamento attacco. Pendolo casual. Tocca uno spazio vuoto per un boomerang penetrante. Va bene. Attenzione, io. Un altro pugno e sei fritta. Ridammi la spilla e forse ti risparmierò. Sai dove ti puoi ficcare la tua pietà? Prossima missione. Ehi, ora va. Voglio la mia promozione. Non partecipo mica al concorso di Miss Gentilezza. Oh, su via. Era lui o lei? Era lui. Guarda in faccia la realtà. Ti hanno sconfitta. Oh, sta zitto. Puoi scegliere di accontentarti quanto ti pare, ma io voglio avanzare. Avanza. E poi cosa? Io... Non lo sai, allora non sbatterti. Sforzarsi per nulla mi sembra assurdo. E allora tu? Perché hai rifiutato la promozione? Sì, l'ho saputo. Volevano farti ufficiale e hai rifiutato la faccia loro. Voglio dire, ma come stai? Ti sei innamorato di me o cosa? Non vuoi lasciarmi? Non voglio restare incatenata a te. Non è giusto.
Ah, fare l'ufficiale fa schifo. Perché entrare nell'elite e pavoneggiarsi tutto il giorno senza far niente? Mi sembra una noia mortale. Mi piace scendere in campo, tutto qui. Qua giù, tutto pulsa. Le idee della gente che si scontrano, che cambiano. Mi piace stare fra il pubblico. Sono un osservatore. E poi, se vado fra gli ufficiali, come faccio a raggirarti per farmi comprare del ramen? Idiota. Beh, forse posso restare fra il pubblico ancora un pochino anch'io. Esatto, ragazza. Resta qui ad annusare le rose di cemento. Allora, scusate se l'ho fatta tanto lunga. Ecco qui, per il vostro disturbo. Spilla rossa. Una spilla chiave di livello 3. Io, puoi tenerla. Ridammi Rhyme. Non posso, non mi sono ancora divertito. Smettila di prenderci in giro. Sarei cattivo. Prendervi in giro è il mio lavoro. Ma avete la mia parola, se mi battete al mio gioco. Avrete la spilla, niente mosse false. Lo giuri stavolta? Sulla mia vita. Oh, aspetta, su quella non posso. Comunque, non vi tirerò brutti scherzi. E va bene, quale sarebbe il tuo gioco? Ti piacerà, Pivello? Non devi fare altro che battermi. Porca miseria, se... Come? Ma no! The Composer. Chapter closed. Io speravo subito di fare a botte.